taking my time in a place that's worth a damn. And today's another day that I've gone and thrown away, and I don't care where it lands, 'cause I'm just benvenuti amici sportivi del grande wrestling. Emanuele Filoni vi introduce a questo pre-show targato WWEF Survivor Series. È un pre-show davvero interessante, visto che avremo i Rioters, eccoli qui, Buzz Lacon e Lord Alexander, che affronteranno per la number of contendership titolo di coppia in quelli di TLC niente meno che gli Iron Machines, composti ovviamente da Jack Adams e da Ken Fiulo. Sarà sicuramente un bel pre-show questo, però ovviamente lo show principale si terrà tra breve, amici, quindi restate con noi. Uno show principale che, insomma, prevede davvero troppa carne a fuoco. Mettetevi comodi, perché ragazzi, veramente ne vedremo delle belle. Eccoli qui, Lord Alexander e The Slacon, pronti per dare il loro grande show. D'altronde devono dimostrare molto loro, che insomma, che in coppia alla fine non è che abbiano vinto qualcosa, alla fine non hanno vinto proprio niente questi due insieme. All'epoca c'era Slacon e c'era anche MCW, ma non c'era mai stato un Alexander e Slacon come campioni di coppia. Invece l'Aero Machine sono andati molto vicini a vincere il titolo di coppia in quella di 9 out. Tuttavia, la padronanza dell'Hammett Land è qualcosa di incredibile. Un Hammett Land che questa sera invece nel main show dovrà difendere il titolo di coppia dall'assalto degli Asgard Disasters, una coppia davvero straordinaria, Ferrer e Stefendru. Si Ferrer con Paul, l'allievo di Stefendru, e quindi insomma avremo sicuramente tanta carne al fuoco, ragazzi. Questo invece è Campiulo, e dall'altra parte appunto Jack Adams, due che potranno sicuramente fare molto, non solo questa sera ma anche nel proseguo delle loro carriere qui in WWF. E questo sarà un match davvero molto molto interessante. Vedremo però chi riuscirà a portarsi a casa la contendership per la number of contendership per i titoli di coppia in quelli TLC. Chi vince va contro o l'Hamitland o gli Asgard Disasters a TLC. Beh, sarebbe anche bello di vedere un altro rematch tra Hamitland e Asgard Hamitland e Iron Machines. Qui tendenza molto belli Slagon su Ken Fiulo, che insomma ha bisogno di vittorie, lui che era arrivato tutto spadroneggiante, no? Ha rivelato la verità su Mike Hammett, poi alla fine si è un po' perso sinceramente. Però sarebbe bello ancora una volta rivederlo contro la famiglia Hammett, sarebbe sicuramente qualcosa di molto interessante. Allo stesso tempo però vedere anche Rioters a fronteggiare quelli di Hammett Land o magari gli Asgard Disasters, beh, sarebbe altrettanto interessante. Qui però serie di sganzoni di Ken Fiulo, siamo a 6 se non sbaglio. Mamma mia, lo sta veramente annichilendo lì all'angolo e non smette mai. Finalmente al decimo si ferma, e fanno a tutti ovviamente dalla parte degli Iron Machines, che è più lo che procede allo schieramento un po' lento, però in questa circostanza 1-2 soltanto contro di uno si prosegue il match. Comunque partito sicuramente con dei buoni spicci. Tenta un abbraccio di Sosdegon, ma troppo ravvicinato. Ken Fiulo ha tutto il tempo per difendersi. Guardate questa cover shot, tipica appunto di Ken Fiulo questa, eh. È una mossa tipica del lottatore tatuato. Lottatore della... possiamo definire una sorta di mini demone. Qui però il mini demone deve fare i conti con Slagon, che non è l'ultimo arrivato. Anzi, a differenza degli Iron Machines, entrambi i componenti di Rioters sono stati campioni di coppia
scusate, sono stati i campioni WWF, quindi sicuramente ragazzi veramente sanno quello che devono fare. Qui tanto Fisher Matsuplex rilasciato, c'è solo schieramento qui, un po' troppo lento l'arbitro. 1-2 soltanto, ancora conto di 1.5 come in precedenza con che fiulo. Devo dire la verità, Slego non sta lottando bene perché subisce ma poi reagisce sempre con una buona intensità. Certo di mosse importanti non ne ha ancora utilizzate. Vediamo qui se va a segno con un neckbreaker molto particolare, rapid neckbreaker connesso da parte di Mr. Sunshine, l'ex gold standard. Qua sta dimostrando che è davvero lui il termine da paragone. E c'è GTS, non ci credo, GTS dal nulla, quella di Slacon che vuole addirittura chiudere. Qui se lo prende può chiudere addirittura su Adams. Koji Claccio, no, questa è la tecnica, allora, sicuro tutte le tecniche di NCW. Però Adams non ha chiuso bene, infatti Adams si divincola molto agevolmente. Diciamo la verità, Slagon non è MCW, MCW tecnicamente forse era superiore. Qui Slagon sta sbagliando ad utilizzare tutte le sue manovre. Però fino adesso gli hanno dato comunque un buon vantaggio, anche se qua Adams cerca di riprenderselo, niente da fare. Sbaglia con la Shine Wizard nell'angolo. Adams, uppercut violentissimo di Jack Adams, che ora attenzione vuole, che mossa vuole fare? Oh mio Dio, forse un pampello troppo. E poi lo scalazzone dritto sul grugno. Questa è una tecnica importantissima di Jack Adams che tenta la British DDT. Ma Slagon, ripeto, non è l'ultimo arrivato. Lo allontana e poi Sunset Flip Powerbomb all'esterno del ring, ragazzi. Fantastici, davvero entrambe le coppie stanno dimostrando di essere lottatori di primissimo livello. Adams che deve ancora dimostrare molto, oggi sta subendo ma è anche attaccato molto bene. Quindi è un match difficile da decifrare, sinceramente, fino adesso forse l'aeromascienza hanno fatto qualcosa in più in quanto a manovre. Però attenzione a Adams, scusa, attenzione a Slagon, se dovesse dare il tag Alexander qui, però il tag di certo non l'ho dato con questo leg drop. E però un leg drop. Ottima manovra quella di Adams, che poi forse lo scale all'angolo, sì, dove c'è un Kenfiulo arrembante. Eh sì, arrembante come non mai, che fanno Chiaro Mascinza, attenzione! Oh mio Dio, Adams è qui! E lo va a prendere! Con la loro finisher, forza di coppia! C'è lo schieramento, ma... ma arriva Alexander, l'arbitro, però cosa sta facendo, dai! Ci ha messo 20 anni, e allora Kenfiulo qui si gioca il tutto per tutto! Invita The Slagon a rialzarsi. Il match è molto, davvero molto interessante. Sbaglia con l'overcastle. Qua ha cercato un po' troppo, ha voluto un po' troppo con l'overcastle. Il neckbreaker dal paletto, dallo springboard o dal paletto. Qui viene lanciato Alexander, non riesce però con la sua tecnica in contropiede, in il reversal, niente da fare, ottimi reversal da una parte e dall'altra. Un Kenfiulo che lo conosce bene, qui tenta di avere la meglio, niente da fare. Bravo, stavolta Kenfiulo ancora, Tiger Suplex, non riesce a proiettarlo perché è troppo largo di spalle Alexander. E poi stavolta va a segno con un bello belly to belly over the head suplex. Sì, Alexander che però non ha terminato, lo va a prendere Omega Driver. Questo è un punto a favore importantissimo. E forse Alexander vuole chiudere insieme a Slagon. Devono chiudere da squadra questi due dei Rioters. Davvero. Oh, siamo pronti. Che fa con Alexander? Oh mio Dio, ragazzi, lui non ci credo. È Powerbomb. Lo ha schiacciato al suolo. C'è lo schieramento. 1-2. No. C'è Adams, il Rioters vicinissimo con Adams che colpisce involontariamente anche il direttore di gara. Leg drop e springboard intanto. Non c'è però il direttore di gara e quindi Kenfiulo prende il sopravvento, esce all'angolo. Devono tentare la chiusura, attenzione per Alexander che potrebbe anche interferire, non lo fa. Allora tocca anche a Kenfiulo adesso seguire la mossa finale che in precedenza aveva seguito Slagon. Scusate, Adam su Slagon, c'è lo schieramento ma no, l'arbitro ancora non si degna di contare, ancora colpito, qui rischia la squalifica Alexander. Oh, Adams intanto con un lion
non so se ho ben visto, stavo guardando il direttore di gara in realtà, mi sono perso il volo. Probabilmente un moonsault, non ho visto se era un moonsault da parte di Adams. Mamma mia ragazzi, un slagom che qua va a rialzare, forse altro tentativo di GTS. A questo punto del match potrebbe essere fatale. GTS su Dangerous Jack Adams, che ora di Dangerous sta soltanto la sua condizione fisica. C'è lo schieramento qui, 1, 2, no, si salva Adams con che filo che sta facendo, che stava intervenendo con Alexander, che voleva fare attenzione comunque di fare una buona guardia. Allora Koji Clutch però non ha chiuso neanche in questa circostanza. Vediamo se Fiulo interviene. Intanto Alexander qui prova a buttare fuori Fiulo, no, ci ripensa perché Adams è liberato. Alexander qui interviene e diciamo che insomma rischiava anche la squalifica, ha rischiato molto molto di essere squalificato. Intanto pump handle ancora Adams, che vuole provare la chiusura, forse è uno sganassone dritto sul grugno. Qui Adams forse è pronto a chiudere, forse Adams è pronto a chiudere, per slego lo lancia all'angolo opposto proprio in direzione di Alexander, ma è molto bravo qui Adams in questa serie di sganassoni, una gomitata e poi prende le misure, è prontissimo ragazzi per il juggernaut kick. Questa è una tecnica devastante che a questo punto del match potrebbe fare la differenza per gli Iron Machines. Va lo schieramento qui, si attacca anche le corde, 1, ma c'è Alexander. Però l'arbitro è un po' lento quando si tratta di contare, sinceramente. Soprattutto la parte delle Iron Machines, io non vorrei che Alexander abbia pagato qualcuno con lo stesso Slagon. Però insomma non ci crederei molto, Adams qua è netto vantaggio su Mr. Sunshine, che è quello che ha mantenuto di più la ring. Attenzione, qui però Facebuster di The Slagon, che penso sia pronto ragazzi per chiudere, che fa qui intanto, se lo carica il Gauntlet Suplex, sì, lo mette a segno proprio alla zona lombare qua, colpito Adams, si mette male ragazzi, si mette dannatamente male per gli Iron Machines, che devono trovare il bando della matassa, e l'entrata di Alexander non fa altro che peggiorare la situazione per questi ultimi. Mamma mia ragazzi, qua Alexander però sfrutta il momento, Fiulo che forse non si aspettava questo intervento di Alexander, riesce comunque a divincolarsi, ma Alexander è troppo largo, qua ci avrei lasciato Adams. Oh, Alexander qui solo carica, lifting button suplex, incredibile tecnica offensiva da parte di Alexander, che ora penso sia pronto a chiudere forse con lo so Bunny Hammer. Non riesce però a chiuderlo perché Fiulo se lo carica. C'è Fiulo che vuol fare qui, Fiulo? Che vuol fare? Non riesce. Serie di gomitate difensive di Alexander, che in qualche modo si divincola. E poi attenzione, perché siamo pronti a chiudere con la neutralizer. E temo che sia soltanto un aperitivo, perché il pasto principale adesso verrà sotto forma a superare l'aspetto di una body slam, ragazzi, non ci credo. Qui se Adams non interviene è finita, se qui Adams non interviene è veramente finita. 1, 2 e 3, non ci credo. I Rioters battono contro ogni pronostico gli Iron Machines, e questa è una vittoria nel pre-show davvero incredibile. A TLC dunque saranno i Rioters i primi sfidanti. Comunque dovesse andare a finire il tag team match valevole per il tiro di coppia. Comunque è stato un match davvero molto divertente tra queste due squadre. Mi aspettavo l'intervento finale di Adams, invece né lui né Slagon dall'altra parte sono dovuti intervenire. Insomma la Barney Hammer ha lasciato veramente stecchito al suolo Ken Fiulo. Con queste immagini vi lascio i festeggiamenti, noi torniamo tra pochissimo per il pre-show ragazzi. That had to be inflicted in order for those